Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Questa è la terza puntata dedicata al nostro percorso alla scoperta della fitofarmaceutica, argomento che continueremo a trattare con il nostro carissimo dottor Carlo Pastore. Buonasera dottore! Grazie a voi per la squisita ospitalità, come sempre. Grazie a lei, dottor Pastore, sempre. Quindi, continuando il nostro percorso alla scoperta della fitofarmaceutica, dottore, oggi su che cosa ci concentreremo? Oggi direi che possiamo esplorare il mondo della quercetina. Benissimo, dottor Pastore. Quindi, oggi ci concentreremo sulla quercetina. Che cos'è? La quercetina, di cui parleremo nella puntata odierna, è un flavonoide. La quercetina è contenuta in numerosi alimenti, in particolare la concentrazione è maggiore nel cappero, nell'uva, nella cipolla rossa, nel mirtillo, nella mela, nel sedano, nel radicchio e nel tè verde. Tè verde dove troviamo poi anche un altro fitofarmaco molto utilizzato in oncologia integrata, che è l'epigallo catechina trigallato, e possiamo vedere che gran parte di questi alimenti fanno parte della nostra dieta mediterranea. Perché però, nonostante l'assunzione quotidiana di questi alimenti, c'è la necessità di integrare sotto forma di compresse, sotto forma di preparati fitofarmaceutici? Mi riaggancio con questo al quesito che era stato posto dalla nostra presentatrice qualche puntata or sono. La risposta è che anche in questo caso, come per la curcumina, come per il solforafano, anche per la quercetina, la concentrazione necessaria per svolgere un'azione terapeutica o preventiva nel nostro organismo deve essere enormemente maggiore di quella che noi possiamo introdurre quotidianamente con l'alimentazione. La quercetina ha una proprietà, ha tante proprietà, ma in particolare la principale proprietà è quella antiossidante, un potente antiossidante naturale. Ripristina, ricicla una serie di molecole che svolgono anche se stesse una funzione di scavenger, di pulitori di radicali liberi come la vitamina E e la vitamina C, e inoltre ha la capacità di frenare la produzione di ossido nitrico durante gli stati infiammatori. Ecco lì che ci riagganciamo a quello che è molto importante per l'integrità del nostro organismo e del sistema immunitario: ridurre l'infiammazione. Le nostre attività metaboliche quotidiane, le nostre assunzioni dal punto di vista alimentare e l'inquinamento ambientale in cui viviamo creano una forte produzione di radicali liberi nell'organismo. Questa produzione sottende a un'infiammazione cronica. Questa infiammazione cronica, se eccessiva e perpetrata per anni, fa sì che si possa giungere anche addirittura all'estremo, che è una trasformazione in senso oncologico. Quindi tenere in ordine l'infiammazione dell'organismo, quindi migliorare l'attività del nostro sistema immunitario e in particolare dei linfociti NK, è cosa ottimale per conservare il benessere del nostro organismo. Inoltre la quercetina possiede anche delle proprietà antivirali e antibatteriche. In questo periodo di pandemia sicuramente questo è molto interessante, poiché siamo sempre alla ricerca di sostanze che possano coadiuvare le terapie tradizionali in modo da aiutare l'organismo non solo nel recupero della salute, ma anche nel contrastare le forme infettive. E la quercetina può essere una sostanza utile in questa chiave. Benissimo, dottor Pastore, quindi la nostra terza puntata dedicata alla scoperta dei fitofarmaci si conclude qui. Io voglio continuare a complimentarmi con lei, perché lei ha la capacità di far comprendere con parole semplici dei concetti che spesso sono difficili, e avere a che fare, relazionarsi con un medico che ha questa dote è veramente una fortuna, secondo me. Grazie, dottor Pastore. Ringrazio moltissimo, e soprattutto io ho sempre ritenuto che la fruibilità dei contenuti sia alla base dell'essere medico, nel senso che se chi è di fronte a digiuno della materia riesce a comprendere quantomeno la cornice di quel che si va a prescrivere, si va sempre più verso la sinergia medico-paziente, che è fondamentale per la riuscita terapeutica. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.